Questo fatto miracoloso di Gesù nei confronti del malato va al di là di quel miracolo, perché Gesù vuole raggiungere ciascuno di noi. Lasciamoci interpellare da questo evento, non solo per stare davanti al Vangelo e poi uscire a casa come prima. Noi sappiamo che abbiamo difficoltà a parlare e poi parlare correttamente, perché si dice nel Vangelo di oggi che quel malato, dopo essere guarito, solo dopo ha saputo parlare correttamente. E poi abbiamo difficoltà di ascoltare. Quello di oggi, possiamo dire, è un Vangelo di contatti. È un Vangelo di tanti gesti che noi conosciamo, perché il Signore ha toccato i nostri occhi il giorno del battesimo. Il sacerdote ha pronunciato su di noi le parole Effata, apriti, perché la prima cosa e il primo servizio nostro è quello di ascoltare. Massima difficoltà. Quando l'altro parla, noi non vediamo l'ora che finisca, perché sembra che abbiamo parole più importanti da dire. Ma noi veramente vediamo i nostri occhi e i nostri orecchi ascoltano. Tanti anni fa, 1993, veniva in questa chiesa uno di voi che non c'è più. Il suo nome era Dora. Questa donna era cieca, veniva da Boccea, doveva prendere l'autobus per venire qui e partecipare a tutte le funzioni legate al culto della Divina Misericordia. Veniva con straordinaria gioia e cantava, anche sottovoce, anche nell'autobus, e sempre era presente qui. Nel 93 questa donna diceva che qui sarebbero le folle a venire nei prossimi anni. Tutto si è realizzato. Perché cito questo esempio? Perché lei aveva questo sguardo, era guarita dal Signore dentro. Praticamente vedeva tutto, tutto. Vedeva tutto. Organizzava le feste, le messe nella sua casa anche, eccetera. E poi un altro esempio che voglio citare alla luce del Vangelo di oggi. Il mio amico aveva grandi problemi della vista, era laureato, ma era giovane, è andato a curarsi la vista in un istituto perché aveva grandi problemi. E mentre era sotto la cura, lì ha capito che fino adesso non ha visto quello che avveniva nella sua anima. E in quel studio, possiamo dire, oculistico, istituto, è nata la vocazione sacerdotale. Oggi è sacerdote. Dopo tanti anni era ordinato con me.
Vedete due esempi della vista profonda che l'uomo può ricevere se si lascia toccare da Gesù. Noi ci troviamo, lo sapete voi, ma bene che lo dica, sempre in un luogo dove piovono ogni giorno le grazie di guarigione che Gesù misericordioso proprio concede alle persone, senza chiedersi chi sei, cosa hai fatto. Non fa queste domande, perché la prima reazione da parte di Gesù è, nella sua misericordia, avere la passione per l'uomo e toccarlo, e toccarlo. Oggi addirittura non solo c'è il tocco con le mani, ma c'è anche un gesto che forse non piace a nessuno. Con la saliva toccò la sua lingua. Perché Gesù lo fa? Questa saliva di Gesù che entra sulla lingua dell'altro, per Gesù è un gesto intimo e coinvolgente. Gesù vuole dire a quel malato con quale ha forte contatto personale, perché lo mette da parte e si occupa della sua malattia, Gesù vuole dire: io ti do qualcosa di mio, qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, come il respiro, come la parola, che alla fine sono simboli di spirito. Gesù, possiamo dire, con la sua saliva unge come un balsamo, ecco, di misericordia questo malato. Noi oggi viviamo in un mondo talmente corrotto, talmente peccaminoso, che quando tu tocchi qualcuno ti denuncia. Non mi tocchi. Quanto abbiamo bisogno di essere guariti, di essere purificati dalla nostra cecità, dal nostro cuore chiuso, indurito, congelato, dalla nostra lingua che continuamente è pronta a giudicare e a criticare. A Gesù non dispiace il contatto fisico con il corpo e corpi, direi. E ci mostra che cosa? Che il corpo è un luogo santo. E anche qui dobbiamo guarire da questa visione sul nostro corpo, sul corpo del prossimo. Un corpo da baciare, un corpo da accudire, da accogliere. Perché siamo tutti figli di Dio e il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. E allora ci serve, all'inizio dell'anno pastorale che abbiamo iniziato 5 settembre in questo tempio della Divina Misericordia, questo comando: apriti, perché nel Vangelo di oggi ancora una volta risuona la Divina Misericordia, perché la misericordia vuol dire aprire gli occhi, non chiudere, non dire io chiudo, non vedo niente, fai quello che vuoi, no, aprire gli occhi per vedere Gesù che passa nel fratello che mi sta accanto, passa nel povero, che ha bisogno del mio ascolto, che ha bisogno che io lo tocchi.
Tu non sei diverso da Gesù, perché preghiamo ogni giorno perché i tuoi occhi, il tuo sguardo sia accolto dal fratello come lo sguardo di Gesù, perché le tue mani siano, abbiano il carisma, quelle di quelle mani di Gesù. E ci sono tanti fratelli che camminano con noi, che quando ci sentiamo in loro compagnia siamo cambiati. Questo non solo avveniva con le persone già su questa terra, con Madre Teresa di Calcutta, con Giovanni Paolo II, Padre Pio, ecco, ma ci sono tante di queste anime che camminano in mezzo a noi e possiamo dire che tutto il loro corpo è colmo della vibrazione dell'amore di Gesù. Questo. E Gesù ha promesso: se voi avrete la fede, se voi mi ascolterete e partirete nella vita o camminerete nella vita in nome mio, voi potrete fare cose ancora più maggiori. Apriti, la misericordia è questo, aprire il cuore, spalancare le braccia, aprire la bocca, che sia una bocca che sappia lodare, benedire, perdonare e consolare, come faceva San Francesco d'Assisi e tutti gli altri uomini e donne della storia della Chiesa. Che sia così anche per noi. Perciò il dono da chiedere sempre, instancabilmente, per ciascuno di noi è proprio quello: Signore, donami un cuore che ascolta, donami il cuore che ascolta, donami la vista che sappia vedere il bene dell'altro, che sappia vedere le gioie dell'altro, che sappia vedere le ferite dell'altro. Signore, apri la mia vita perché sia una vita che sappia servire in modo misericordioso la storia del prossimo. Sia lodato Gesù Cristo.